Il secondo stadio di un convertitore analogico digitale è il quantizzatore. Cosa dobbiamo fare? Beh, intanto vi faccio un piccolo disegno per capirci. Se questo è il segnale che abbiamo appena campionato, allora noi ci ritroviamo a che fare con un segnale che è tempo discreto. Prima era tempo continuo, cioè prendeva tutti i valori reali per t appartenente a r. Ora prende soltanto alcuni campioni. Insomma, ho discretizzato l'asse x con la quantizzazione. Tuttavia, ogni singolo campione, questo qua si chiama x di k t, prende valori in r. Quindi prende un'infinità continua di valori, perché era un segnale analogico. Dunque, tempo continuo ad ampiezza continua. Il blocco che fa la quantizzazione si preoccupa proprio di rendere discrete le ampiezze, cioè i valori assunti da ogni campione. Come si può fare? È molto semplice. Basta fare una griglia di quantizzazione, stavolta sull'asse della y, vedete? E approssimare ogni campione al valore della griglia più vicino. Quindi questo campione verrà approssimato con questo punto qua, questo campione verrà approssimato da quest'altro, questo da quest'altro qui. Sto indicando con cerchietto, marker cerchietto, pallino pieno, il campione del segnale campionato, mentre invece col marker crocetta il campione quantizzato, quindi approssimato al valore più vicino. Questo viene restituito, il valore di restituzione è questo. Qui siamo stati fortunati perché il campione sta proprio sulla griglia, anche qui. Questo sta, che vi devo dire, un epsilon più vicino in basso, e così via. Ok? Dovrebbe essere molto semplice da comprendere. Questo vi fa anche capire che c'è una differenza tra la quantizzazione e il campionamento. E la differenza principale è che è un'operazione irreversibile. Mentre l'operazione di campionamento è reversibile, perché se il segnale in ingresso soddisfa certe condizioni, cioè banda limitato, io posso ricostruire il segnale di partenza dalla sequenza dei suoi campioni, e quindi l'operazione è reversibile, perché segnale tempo continuo, campionamento, segnale campionato, formula di ricostruzione, segnale interpolato identico al segnale di partenza, quindi un'operazione reversibile. L'operazione di quantizzazione invece è irreversibile, perché quando ho questo campione qui, che ha questo valore continuo, viene approssimato a questo livello di restituzione e poi lo mando, una volta che vado a leggere questo livello qui, come faccio a sapere qual era il livello di partenza, il valore vero del campione? Può essere qualsiasi cosa compresa fra qui e qui, in questo intervallo, ma non so dove stava questo campione in questo intervallo. Ok? Quindi è un'operazione irreversibile che produrrà una certa differenza tra il segnale quantizzato e quello di partenza. E qui il segnale quantizzato risulterà essere una versione distorta del segnale di partenza, perché è differente, ci sarà una distorsione. Verrà introdotto un rumore chiameremo rumore di quantizzazione. Tuttavia, capite bene che è solo una questione di
avere un numero di livelli di quantizzazione sufficiente, perché se avete un numero di livelli di quantizzazione sufficientemente elevato potete rendere questi intervalli di quantizzazione piccoli quanto volete e quindi rendere l'errore di quantizzazione piccolo quanto volete, e non vi serve esattamente zero, perché ricordatevi che ci sarà sempre l'errore, il rumore termico. Va bene, diamo un attimo, avendo dato l'intuizione della quantizzazione, proviamo a descriverla un po' meglio. Ah, tra l'altro, una volta che il segnale è stato quantizzato, ho a che fare con un numero finito di livelli, o anche infinito purché sia numerabile. Ad ogni livello posso associare una stringa di bit, perché ora i campioni prendono soltanto un numero finito o infinito numerabile di valori che possono essere numerati tramite una stringa di bit o di simboli. Ad esempio, se questi fossero stati 8 livelli, avrei potuto chiamare questo 0, 1, 1, questo 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, e sono partito un po' troppo lì, quindi qua questo lo chiamo 0, 1, 0, e qua sotto c'erano gli altri. Il passaggio successivo, quello che chiameremo codifica, prevede semplicemente di codificare ogni campione che è stato quantizzato con una stringa di bit, e dunque all'uscita avremo a che fare con un flusso di bit, se ho deciso di utilizzare una codifica binaria. Se era una codifica ternaria avrò un flusso di simboli ternari, se era una codifica diaria avrò un flusso di simboli diari. Quindi, come vedete, ci sono due interessi contrastanti, perché se volete avere un segnale quantizzato fedele, molto vicino al segnale vero, dovete aumentare il numero di livelli di quantizzazione, ma se aumentate il numero di livelli di quantizzazione avrete bisogno di molti bit per descrivere quei livelli di quantizzazione, e quindi avete in uscita un flusso di bit molto elevato, quindi avete un elevato bit rate. E voi non volete un elevato bitrate, lo state quantizzando. Infatti, se non lo quantizzate, avete a che fare con ampiezze continue, che non ha bisogno di un numero infinito di bit, e quindi avete un bitrate infinito. Per voi un bitrate infinito è troppo elevato, decidete di quantizzarlo e avere a che fare un bitrate più piccolo di infinito. Anzi, più piccolo è, meglio è. Volete un bitrate basso, quindi vorreste avere pochi bit in uscita, quindi vorreste avere pochi livelli di quantizzazione. Quindi le richieste che con cui ha a che fare la quantizzazione sono un bit rate basso. Tuttavia, se voi utilizzate troppi pochi bit, avete un numero di livelli di distribuzione troppo piccolo e quindi l'approssimazione al segnale quantizzato non è buona, e ci sarà una grossa differenza tra il segnale quantizzato e il segnale di partenza, perché avete utilizzato un numero di livelli di quantizzazione troppo piccolo. In questo caso il segnale quantizzato sarà una versione molto distorta del segnale di partenza, e quindi avrete una distorsione elevata. Fatemi vedere la distorsione D, l'avrete elevata, e a voi non piace, volete una distorsione bassa. Quindi la quantizzazione è frutto di un trade-off, quindi di un giusto bilanciamento fra un bitrate sufficientemente basso, ma anche una distorsione sufficientemente bassa. E non potete averle tutte e due basse allo stesso maniera, allo stesso momento. Perché se mandate, se diminuite troppo il bitrate, diminuisco il numero di livelli di quantizzazione, aumenta la distorsione. Se invece volete diminuire la distorsione, dovete aumentare il numero di livelli di quantizzazione, così la distorsione diminuisce, ma in questo caso se aumentano il numero di livelli di distribuzione aumenta anche il bitrate, quindi avere entrambi piccoli non è possibile, se uno si abbassa l'altro aumenta. Qui è tutto un bilanciamento fra rate e distorsione. Infatti la quantizzazione è una branca affrontata dalla teoria dell'informazione che tratta di compressione dati,
in questo caso con perdite, perché io sto perdendo informazioni. Quindi è un caso di Dossi compression. E in particolare si chiama rate distortion theory, teoria della distorsione e del rate, perché bisogna bilanciare rate e distorsione. Ok? Questa è un po' l'inquadratura generale dell'argomento. Ora andiamo un po' più nel dettaglio e vediamo cosa si può fare. Intanto vi faccio presente che prima avevamo a che fare col segnale x di t da campionare, e da x di t ottenevo i campioni x di k a t. Ora devo quantizzare l'ampiezza, quindi mi focalizzo su un singolo campione e mi preoccupo di quantizzare questo valore. Quantizzazione scalare. Non è l'unica opportunità. Avrei anche potuto prendere un gruppo di campioni x di k a t, x di k più 1 t, x di k più 2 t, questi tre campioni che si muovono quindi in uno spazio tridimensionale, e quantizzare, quindi in un volume, questi tre campioni. Quindi è un vettore tridimensionale, devo quantizzarlo. Vi risulta forse più facile guardarlo su un caso tridimensionale. Se prendo due campioni e qui ci metto x di k a t e qua ci metto x di k più 1 t, sto prendendo due campioni. Ora devo quantizzare non la retta a assi, ma il piano. Farò una griglia xy e avrò intervalli di quantizzazione che non saranno più, scusate, intervalli, ma saranno regioni di quantizzazione. Quantizzazione vettoriale, la vedremo a breve. Quindi la quantizzazione scalare non è l'unica alternativa, esiste anche un'altra quantizzazione, quella vettoriale. Focalizziamoci però ora sulla quantizzazione scalare. Essenzialmente stiamo prendendo un campione x di k a t e dobbiamo associargli a quel campione un valore della griglia di campionamento, di quantizzazione. Quindi è una trasformazione senza memoria, perché ogni valore della x, dove per me x stavolta non è la variabile dipendente, è proprio x e t il campione, viene associato un livello di restituzione. Quindi la quantizzazione scalare è una funzione q che va dai reali, perché prende un campione, che un campione è un reale, in un set discreto e in genere finito. Fatemi chiamare questi valori x cappuccio con 1, x cappuccio con n. Ci metto il cappuccio perché, e li chiamo x perché li chiamo x perché mi sto preoccupando di quantizzare il segnale x di k a t. Quindi sto quantizzando il segnale x, ok? Quindi me lo chiamo x, q di x. E questi valori qui li chiamo x cappuccio perché è una versione quantizzata, dunque un'approssimazione, ci metto il cappuccio di x e quindi lo chiamo x. Sono n e li chiamo valori di restituzione, punti di quantizzazione, valori di quantizzazione. Livelli di quantizzazione. Ok, ma come vengono scelti? E soprattutto questa funzione come è definita? In questa maniera. Q di x fa x cappuccio con n, che appartiene a una certa regione che chiamo R con n, se e solo se x, che è il campione da quantizzare, appartiene a quella stessa regione. Ok? X cappuccio con n si chiama livelli di quantizzazione o valori di restituzione. R con n sono le regioni di quantizzazione.
Di che stiamo parlando? Supponete, e l'ho messo adesso sull'asse X, ma in realtà ricordate che stiamo quantizzando i valori di X e T, quindi stiamo sull'asse Y, va bene? Prima ci trovavamo nel disegno precedente, ci trovavamo sull'asse Y, perché stavamo quantizzando i valori dei campioni, quindi i valori di X e di KT, stavamo sull'asse Y. Ora lo ribatto. Questo è un campione, fatemi chiamare X. Supponete che X prenda valori nell'intervallo 0,5. Come potrebbe funzionare un quantizzatore? Beh, potrebbe definire un certo numero di intervalli di quantizzazione, ad esempio 0,1, 1,2, 2,3, 3,4 e 4,5. In questo caso questa è la prima regione di quantizzazione, questa è la seconda regione di quantizzazione e così via, e questa è l'ultima regione di quantizzazione. Poi deve stabilire dei livelli di quantizzazione, quelli che abbiamo chiamato x cappuccio con n. Beh, in genere prendo il punto medio, questo è x cappuccio con 1, x cappuccio con 2 e così via, questo è x cappuccio con n. E la regola qual è? Beh, ogni volta che il punto da quantizzare x cade nell'intervallo, ad esempio r con 2, quindi cade in questo intervallo, perché magari x era 1,3 o 1,7 o 1,9, io l'approssimo col punto medio x cappuccio, che è quello che ho fatto prima nel disegno, cioè prima nel disegno precedente si trovava sull'asse Y. Ok? Capite perché si chiama regione di quantizzazione? Perché questa regione è relativa, è una regione in cui, cioè, il nome è quello, so, c'è altro da aggiungere. Quando capita esattamente a metà, professore? O stabilite che questi sono intervalli aperti a destra e chiusi a sinistra, così non c'è sovrapposizione. Ok? Oppure magari potete anche dire, ricordarvi che x e t è un processo stocastico, quindi è una variabile aleatoria continua, x di kt, e la proprietà che una variabile aleatoria continua prende esattamente quel punto è 0, quindi non mi interessa. Ok? Potremmo fare anche un disegno un po' più carino, perché qui come vedete sullo stesso asse abbiamo x e x cappuccio, quindi non vedo la funzione q, potrei metterla su due assi la funzione, potrei rappresentarla in questa maniera, qui ci metto x e qui ci metto q di x e magari potrebbe avere questo aspetto. Ok? In questo caso questa è la prima regione di quantizzazione, dall'infinito a questo punto, questa è la seconda regione di quantizzazione e così via. Questa è l'ultima regione di quantizzazione. Ogni regione di quantizzazione è un intervallo, quindi può essere definito a due estremi, l'estremo di destra e quello di sinistra. Quindi questo è l'estremo di destra al primo intervallo, questo è l'estremo di sinistra al secondo, di destra al secondo intervallo, e quindi questo si chiama A con N-1. In questa notazione A con pedice N è
un estremo di ogni intervallo di quantizzazione, mentre questi sono i valori di restituzione. Se il segnale x, campione x con k, si trova qua dentro, viene restituito questo valore qui, x cappuccio con 1. Se il segnale x con k, t, il campione cappesimo, x di kt, fatelo chiamare x, si trova in questa regione r con 2, io restituisco questo valore. Se si trova in ultima regione, restituisco x cappuccio con n. Questo potrebbe essere il diagramma ingresso-uscita del quantizzatore, o se preferite la funzione di quantizzazione, q di x, insomma. Scusi professore, perché prendo, se prendo ampiezze di quantizzazione di differenti? Potrei volerlo fare. Perché? A breve analizzeremo il caso di quantizzatore uniforme, in cui il diagramma sarà simmetrico. In realtà potrei anche voler non fare una cosa del genere, perché ricordiamoci che x di x in questo caso è l'uscita di un campionamento, quindi stiamo parlando di x di kt, che è una variabile aleatoria. Essendo una variabile aleatoria, nessuno mi dice che quella variabile aleatoria ha distribuzione uniforme nell'intervallo questo, e allora faccio intervalli di quantizzazione uniforme. Ricordate che x è una variabile aleatoria, quindi magari potrebbe avere una certa distribuzione che è fatta così, potrebbe essere molto concentrata qui. E allora perché andare a quantizzare in maniera uniforme l'intervallo, dedicandogli un'ampiezza di intervallo di quantizzazione uniforme, uguale a tutti quanti? Qui c'è grossa probabilità di trovare il mio valore, e allora faccio una griglia di quantizzazione molto fitta qua. Qui invece comincia ad esserci scarsa probabilità di trovare quel valore, allora posso fare anche l'ASCA. Quindi risparmio arbitrariamente. Certo, a parità di distorsione media. Oppure a parità di distorsione, a parità di bitrate, ho una distorsione molto più piccola, perché il segnale la gran parte delle volte starà qua dentro, e quindi io la gran parte delle volte commetto un piccolo errore. Rarissime volte starà qui fuori, e quindi rarissime volte commetterò un grande errore. In media commetto un errore piccolo. Quindi potrei anche voler fare un quantizzatore non uniforme. Nella pratica poi vedremo che spesso non si fa, perché si utilizza comunque un quantizzatore uniforme, perché lo posso fare in scala, su larga scala, quindi a livello industriale, e quindi tutti i quantizzatori sono tutti uguali. Io ci antepongo semplicemente, se conosco l'istruzione della variabile, una trasformazione di quella variabile per renderla uniforme, la quantizzo, e poi dopo, quando devo andare a ricostruire, devo ricordare di metterci a posporre la trasformazione apposta per ritornare alla variabile di partenza. Lo vedremo. Quindi qui il problema è, intanto cominciamo a definire quelle due quantità di cui abbiamo parlato prima, break e distorsione. Il break in questo caso è, fatelo chiamare con R, è il numero di bit che sto utilizzando. E quindi è ni bit per campione, dove ni chi è il numero di bit utilizzo, e quanti ne prendo? Quelli che voglio, purché io sia in grado di scrivere tutti quanti i livelli. Se ho n livelli di restituzione, mi serve perlomeno log 2 di n parte intera superiore bit. Ok? Ma in realtà io posso utilizzarne anche qualcuno in più, perché sta a me, magari ho dei dispositivi che lavorano a 8 bit, 10 bit, ma non a 9, e allora prendo, se me ne servono 9 prendo quello successivo, 10, purché siano maggiore questo numero minimo che mi serve per descrivere tutti i possibili valori. In genere approssimeremo con log 2 di n, perché quello che succede è viceversa. Qual è il motivo di avere 27 livelli di restituzione? Prendine o 16 o 32. Quindi nella maggior parte dei casi avremo che in pratica ni uguale log 2 di n, perché prenderò proprio un numero di livelli di restituzione che è potenza di 2. Per la codifica binaria, chiaramente. Sì. Se è ternaria vado con le potenze, certo, di 3 e così via.
Sì, questa prevede la codifica binaria, infatti è bit per campione. Ma è chiaro che se ho una codifica binaria e la voglio misurare il bit rate, il rate in simboli quaternari per campione, allora è la metà. Ok? Bit per campione, perché stiamo parlando di quanti bit servono per ogni campione. Ma alle volte il bit rate si misura anche in bit al secondo. E allora vi devo ricordare quanti campioni al secondo io quantizzo. Quindi se io devo dedicare 1000 bit per ogni campione, ma nel campionatore arrivano FC bit al campioni al secondo, quindi ni bit per ogni campione, ma i campioni sono stati campionati a frequenza F con C o a passo T, quindi vuol dire arrivano FC campioni al secondo, avrò ni per FC campioni al secondo, o se preferite ni su T con C, o se preferite log 2 di N su T con C bit al secondo. Scrivetelo nel modo che più vi piace. In questa maniera si capisce che abbiamo a che fare con n a livello di istruzione, quindi ho bisogno di log 2 di n bit, ma in quanti secondi? In t con c secondi, perché i campioni arrivano ogni t con c, quindi ogni t con c secondi ho bisogno di log 2 di n bit, log 2 di n su t con c. Quindi se qualche volta, come ho fatto adesso, metto la parte intera superiore, è perché sto prendendo n potenza di 2. E questo è uno dei parametri importanti per il quantizzatore, e questo rate lo vogliamo basso. L'altro parametro molto importante invece è la distorsione. La distorsione è una funzione che va da R cartesiano x cappuccio 1, x cappuccio 2, x cappuccio con n, cioè una funzione che dipende sia dal campione che dal suo livello di distorsione. Cioè se il segnale, il campione era x e tu lo restituisci il valore x cappuccio, che errore hai commesso? Qual è la distorsione? La distorsione sarà una funzione del campione e del valore di restituzione. O se preferite, siccome il valore di restituzione è una funzione del campione stesso, x e q di x. Un esempio di distorsione comunemente utilizzata è l'errore quadratico. Qui la differenza fra il segnale e quello approssimante, il segnale originale e il segnale approssimante. E qui chi ci va? Questo è q di x, ok? Quindi si chiama x cappuccio con 1 se x appartiene al primo intervallo di quantizzazione, si chiama x cappuccio con 2 se quindi è funzione stessa di x. Quindi qui abbiamo sempre x meno q di x al quadrato. Tuttavia, poiché il campione è una variabile aleatoria, questa misura di distorsione è una quantità aleatoria. E in genere io voglio avere a che fare con quantità deterministiche. Ha senso farne una media. E allora la distorsione media, ma faccio cadere la puntualizzazione di distorsione media, qui poi ogni volta che parlo di distorsione mi riferirò alla distorsione media, è la media statistica di questa funzione. Dove qui la media la stiamo facendo su x, perché x è una variabile aleatoria, ricordatevi che è il frutto di un campionamento, quindi x di kt, che è una variabile aleatoria, che ha una sua distribuzione. Quindi è l'integrale di questa per la densità di x in dx. La
densità di x nel punto alfa in d alfa, non ho utilizzato lo stesso valore per funzione per argomento dell'integrale. Nell'esempio precedente di errore quadratico, la distorsione media diventerà la media dell'errore quadratico, cioè l'errore quadratico medio. Errore quadratico medio, che è una misura di distorsione piuttosto comunemente utilizzata. Va bene, facciamo un esempio. Allora, l'esempio è questo qui. Abbiamo a che fare con un segnale x e t che è gaussiano SSL a densità spettrale potenza S con x di F pari a 2 pi greco di F su 200. Questa è la PSD di x. Questo segnale x e t viene campionato al tasso di Nyquist, quindi frequenza di campionamento pari alla frequenza di Nyquist. E poi quantizzato a 8 livelli, quindi il numero di livelli di quantizzazione n è pari a 8. Le regioni di quantizzazione sono descritte dagli estremi A con 1, A con 2, A con n, che, meno 1 che chiamerò A con i, e sono meno 60 più 20 per i meno 1, con i che va da 1 a 7, perché se ci sono 8 regioni di quantizzazione ho bisogno di 7 estremi, da meno infinito al primo estremo, dal primo al secondo, dal secondo al terzo, dal settimo al più infinito. E i valori di restituzione sono x cappuccio con i uguale meno 90 più 20i per i che va da 1 a 8, perché ho 8 livelli di restituzione. Calcolare bit rate e distorsione, dove per distorsione intendo quella del valore medio quando si utilizza l'errore quadratico medio. Giusto per capirci meglio, gli estremi sono quando i fa 1 è meno 60, quando i fa 2 è meno 40, quando i fa 3, 3 meno 1 fa 2, per 2 fa 4, 40, meno 60 più 40 fa meno 20, sono a botte di 20. Questi sono gli estremi, e i valori di distribuzione sono quando i fa 1 è meno 90 più 20 fa meno 70, quando i fa 2 è meno 90 più 40 meno 50, insomma sono i punti medi degli intervalli. Questo è un quantizzatore uniforme, come suggeriva il vostro collega in questo caso. Quindi questo è meno 30, meno 10, 10, 30, 50 e 70. Qui sopra ho
fatto, ho riportato i valori di restituzione di Scappuccio qui sotto, invece gli estremi degli intervalli di quantizzazione algoritmi. In questo caso però la variabile a quantizzare era una variabile aleatoria gaussiana, media nulla, quindi certa varianza dettata dalla PST che lo calcoleremo, e quindi la sua distribuzione era questa. Quindi in questo caso sarebbe stato meglio fare degli intervalli più fitti di quantizzazione a zero e più laschi ad estremo. Però magari l'esercizio è questo, il quantizzatore è questo, ci metto l'ingresso sul segnale, dimmi quello che esce fuori. La PSD chi è? È una finestra rettangolare F su 200, quindi va da meno 100 a 100 Hz, giusto? Altezza 2. E dunque l'antitrasformata mi dà l'autocorrelazione, l'antitrasformata in 0 è l'autocorrelazione in 0, ma l'autocorrelazione in 0 è il valore quadratico medio, l'autocorrelazione in 0 è la varianza, perché questa è media nulla, che è anche il valore quadratico medio, che è la potenza, che in questo caso è l'integrale di questa PSD, e quindi è base 200 per altezza 2, 400. E la varianza di quella variabile teorica gaussiana è 400. Va bene. Rispondiamo alle domande poste dall'esercizio. Prima cosa, calcolare il rate. Ma per calcolare il rate mi serve il bit rate, in questo caso in bit al secondo. Mi serve il passo di quantizzazione o, se preferite, la frequenza di campionamento. La frequenza di campionamento ora è facile perché è il tasso di Nyquist, quindi è campionato a basso. La frequenza è 200 Hz. Quindi possiamo cancellare qui che campionato a basso è Nyquist, la frequenza è Nyquist, e dire che la frequenza di campionamento è 200 Hz. Il bit rate quindi è il numero di bit per ogni campione. I campioni arrivano 200 campioni al secondo, ok? 8 livelli di quantizzazione, ho bisogno di 3 bit. Per ogni campione, i campioni arrivano 200 al secondo. Valutiamo ora la distorsione, dove per distorsione intendo quella quando si utilizza l'errore quadratico come misura di distorsione. Quindi valutiamo l'errore quadratico medio. L'errore quadratico medio è la media fra x e il scappuccio.
dove x è una variabile gaussiana e x cappuccio fa meno 70 se la variabile sta fra meno infinito e meno 60, meno 50, meno 30, meno 10, 10, 30 e così via. Quindi questa è la media dell'errore quadratico, quindi devo fare l'integrale della funzione che si chiama alfa meno x cappuccio, ma x cappuccio si chiama q di alfa, al quadrato per la densità. Ok? Definizione media, la media di qualche cosa, di una funzione variabilatoria, è l'integrale di quella funzione per la densità. Ok? Non sbagliate mai su questo, perché un'altra statistica mi dice che la maggior parte, che quasi il 50% delle persone, addirittura sbaglia la definizione media. Ok? La media di una funzione, di una variabilatoria, è l'integrale di quella funzione per la densità della variabilatoria. Ora però questa funzione è a scalino, quindi assume dei valori in certi intervalli e altri valori in altri intervalli. Allora questa integrale deve essere in certi intervalli alfa meno 70, meno meno 70, in altri intervalli deve essere alfa meno meno 50 e così via. Quindi devo dividere questa integrale a seconda della regione in cui mi trovo. In particolare, se mi trovo fra meno infinito e meno 60, la funzione q di alfa si chiama meno 70, quindi avremo alfa più 70. Se mi trovo tra meno 60 e meno 40, avremo alfa meno il valore di sostituzione, ma q di alfa in quell'intervallo si chiama meno 50, lo vedete? Quindi meno meno 50 fa più 50. E nell'ultimo intervallo, cioè quando mi trovo fra 60 e più infinito, la funzione fa 70, quindi alfa meno 70 il livello di restituzione, chiaramente sempre al quadrato, perché l'errore quadrato, per la densità di x in de alfa. E ricordatevi che la densità di x era una gaussiana, e quindi è 1 su 2 pi greco varianza sotto radice elevato a meno alfa quadro diviso 2 sigma quadro, dove sigma quadro, ricordatevi, è la varianza di x, quindi e di x quadro, perché a media nulla, ma e di x quadro è anche la potenza che abbiamo appena calcolato come l'integrale della PSD, e cioè 400. Ok? E il conto che abbiamo fatto prima. Abbiamo detto che è un processo gaussiano-campionato, quindi i campioni sono gaussiani. Media nulla e varianza pari a quanto? La varianza è il valore quadratico medio, perché la media è nulla, ma il valore quadratico medio si chiama potenza, ma la potenza è l'integrale della PSD, e l'integrale della PSD si chiama 400. Quindi la densità è definita in quell'integrale, gli estremi sono definiti, i punti di restituzione abbiamo definiti, si può risolvere questo integrale. L'ho già fatto, quindi non perdiamo tempo, e la soluzione è 33.38. Questo è l'errore quadratico medio. Ok? Il risultato di questa fila integrale. Mancano pochi minuti, voglio soltanto cercare di introdurvi l'ultima cosa e poi chiudiamo la lezione. Una cosa interessante da valutare in questo esempio è cosa succede se io utilizzo 0 bit di quantizzazione. Lo posso fare? Sì, lo posso fare. Se utilizzo 0 bit di quantizzazione, allora vuol dire che quantizzo la mia variabilatoria con un unico valore e sarà sempre quello, qualsiasi sia il valore della variabilatoria. Quindi qualsiasi sia il campione che mi arriva, io restituisco sempre un unico valore. Essendo un unico valore mi bastano 0 bit per rappresentarlo, perché è uno solo. Se fossero due valori avrei bisogno di un bit. 0 per un valore e 1 per l'altro valore.
se ho quattro valori avrei bisogno di 2 bit, ma se ho un solo valore non ho bisogno di, ho bisogno di 0 bit per rappresentarlo. E allora vi chiedo, se voi aveste una variabile d'ordine gaussiana fatta così e indipendentemente dal valore assunto dalla x, io la quantizzo in un unico valore, voi che valore scegliereste per quantizzarla in maniera intelligente? X con 0 sulla radice di 2, cioè il valore efficace sempre, il punto medio dell'ampiezza. Questo mi sembra più ragionevole, la media. Ok? Se questa è una variabile aleatoria, può prendere valori dall'infinito al più infinito con una certa deviazione standard, media nulla, io lo rappresento col valore medio. E non è una cosa, è una cosa intelligente, perché in realtà dipende dalla funzione di distorsione che avete. Se però la funzione di distorsione è errore quadratico medio, cioè e fra x e q di x al quadrato, errore quadratico medio, quando lo rappresentate con un solo bit, con 0 bit, allora vuol dire che c'è un unico valore di restituzione. Allora l'errore quadratico medio è questo, x meno b al quadrato, dove b è l'unico valore di restituzione. E vi dovete chiedere qual è il valore migliore che posso scegliere in modo tale da minimizzare questa distorsione. Allora dovreste chiedervi qual è la migliore approssimazione costante di una variabile aleatoria. Migliore in che senso? Nel senso che minimizza l'errore quadratico medio. È un problema che è risolto a teoria dei fenomeni aleatori. La migliore approssimazione con una di una variabile aleatoria con costante è la media. Metteteci la media, in quel caso l'errore quadratico medio diventa la varianza stessa, che in questo caso si chiama 400. Chiaro? Avete qualche domanda? Ripeto, è un esempio per farvi capire come vanno le cose quando cambiano il numero di bit di quantizzazione. Se i bit sono molto alti, allora la distorsione sarà molto piccola. Ad esempio, se i bit sono 3, la distorsione sarà 33.8. Se i bit invece diminuiscono fino a che non arriva al numero minimo di bit, 0, allora la distorsione è 400. Quindi la distorsione maggiore di 400 non la potete avere, dove per distorsione si tratta di errore quadratico medio, a meno che non fate le cose apposta fatte male, cioè utilizzate un valore di restituzione che non è la media ma è un altro valore. In quel caso allora l'errore quadratico medio sarà molto elevato, ma se ottimizzate le cose non potete andare sopra quel valore lì. Quello è il valore massimo di distorsione che potete avere con quella variabile aleatoria, non più della varianza. E allora, se io definisco un'altra grandezza molto importante, ed è il rapporto segnale-rumore di quantizzazione, SQNR, Signal to Noise Ratio, SNR, Signal to Quantization Noise Ratio, rapporto segnale-rumore di quantizzazione, come lo definisco? È molto facile, perché se abbiamo appena detto che il segnale di partenza si chiama x e il segnale invece che con cui sto rappresentando x si chiama x cappuccio, allora vuol dire che x cappuccio è uguale a x più un certo errore. Se ci stiamo, e da qui in poi faremo questo, parleremo di distorsione, ci riferiremo all'errore quadratico medio. Se l'errore è la differenza fra il valore di restituzione e il valore vero, e la mia misura di distorsione è l'errore quadratico medio, allora vuol dire che il valore di restituzione, quello con cui sto approssimando la mia campione, è pari al valore vero più un certo errore. Ogni volta che vedo valore vero più un certo errore, vedo segnale e rumore. Questo è il segnale utile e questo è il rumore di quantizzazione. Ha senso definire un rapporto segnale-rumore di quantizzazione?
e poi lo definisco potenza del segnale utile diviso potenza dell'errore di quantizzazione, o se preferite P con x diviso la media fra x cappuccio meno x al quadrato. È più chiara questa. E chiudo con questo esempio. Nell'esempio precedente, con n uguale 3 bit, avevo un errore quadratico medio pari a 33.38, mentre invece con n uguale 0 bit avevo un errore quadratico medio, potenza dell'errore pari a 400, che era la varianza. Ricordandomi che la potenza del segnale era 400, la varianza stessa del segnale, io ottengo che con 3 bit ho un rapporto segnale rumore quantizzazione pari a 400 diviso 33.38, mentre invece con, e per favore fatemi questo conto, 400 diviso 33.38, nell'altro caso invece ho 400 diviso 400, cioè 1. Fatemi questo conto in dB per favore. Decibel? Così poco? 400 diviso 30 è roba tipo 10,78. Sì, è tutto. Ok? Come vedete, poiché il massimo rapporto, il massimo errore potete commettere è pari alla potenza stessa del segnale, il minimo SQNR a cui potete arrivare è 1, cioè 0 dB. Sotto 0 dB non potete scendere, ovviamente è basso 0 dB, perché sta approssimando il segnale con la media del segnale, e quindi la potenza dell'errore è pari alla potenza del segnale, e il rapporto segnale-rumore è potenza di segnale diviso potenza di segnale, cioè 1, cioè 0 dB. Voi sotto 0 dB non potete andare. Chiaramente spero siate molto più di 0 dB. Giusto per darvi un esempio, il rapporto